Cubo ha finito, il tagliante è stato effettuato, non rimane altro che andare a farci un bel giro, giusto Stefano? Sì, sì, non vedo l'ora di provare le nuove prestazioni con l'olio nuovo. Con l'olio nuovo si sentirà la differenza, sicuro. Bentornati sul canale, sono Matteo. Nel 2020 conviene tagliandare la nostra BMW nella rete ufficiale oppure è meglio andare dal nostro meccanico di fiducia? Scopriamolo insieme in questo video. Nella fattispecie la BMW è una Z4 E89. Stefano, il mio amico, nonché proprietario della BMW Z4, vi illustrerà nel dettaglio quelle che sono state le spese dei vecchi tagliandi effettuati in casa madre e di quelle che sono state le spese dell'ultimo tagliando fatto proprio l'altro ieri da Officine Cubo. Oltre a questo nel video vedremo un test drive, andremo a bordo della Z4, vi porteremo un po' a spasso e vi assicuro che la vettura non è niente male, è molto divertente. Buona visione! Come mai hai deciso di tagliandare la vettura qui dai ragazzi di Officine Cubo? Mi sono sembrati estremamente professionali e validi e come primo tagliando fuori da BMW, perché gli altri li ho fatti in BMW in quanto avevo il pacchetto tagliandi, ho pensato insomma perché non provare queste Officine Cubo. Poi a me mi hanno sempre chiamato Cubo, c'ho anche vedi la maglietta però con la Q, però insomma è un dettaglio, ecco. No, questo è destino. Bene ragazzi, diamo il via al tagliando della Z4 di Stefano. Sicuramente qualche chilometro ce l'ha, sì, qualche residuo anche c'è. Abbiamo appena scaricato l'olio motore, adesso andremo a mettere il tappo dell'olio nuovo fornito con il filtro dell'olio e chiuderemo la coppa e andremo a sostituire il filtro nella parte superiore. Andiamo a stringere il tappo dell'olio con una coppia di serraggio di 8 Nm. Andiamo a levare il filtro dell'olio e a sostituirlo. Di fondamentale importanza sostituire gli o-ring sul tappo di plastica. Li vedi i tedeschi che ti combinano per cambiare due candele e devi togliere la Duomi, giusto? Quanti newton metri per la candela? 23. Bello! Miami! Il termoscatola pulito e vai. Ora accendiamo la Z4 perché deve andare in circolo l'olio, la terremo accesa per una ventina di secondi per controllare i livelli. Cambio del filtro abitacolo,
Dunque ragazzi, se siete molto curiosi, fate fermo immagine su queste tre fotografie. Come vedrete, tra queste voci ci sono differenti componenti per il tagliando, tra cui i filtri, anche le spazzole per i tergicristalli, eccetera eccetera. Ma se ci soffermiamo un attimo sulla voce olio motore, noterete che Stefano, che ha comprato 8 litri, ha pagato 64 euro. 64 euro per 8 litri d'olio. La BMW Z4 necessita di 4 litri per il cambio, quindi avrà una rimanenza sufficiente per il tagliando dell'anno prossimo. Tornando ai costi, 4 litri uguale 32 euro. Come vedete in fattura della fattura BMW, con 32 euro compreresti solo un litro d'olio. In più, se consideriamo che la manodopera oraria della rete ufficiale è di circa 96 euro più IVA e da un officine cubo, un altro meccanico di fiducia, il costo è pressoché la metà, tra l'olio e la manodopera Stefano ha risparmiato il 50%. Sommando le due cose viene fuori un preventivo nettamente inferiore. Quindi la domanda è questa: dopo che è scaduta la garanzia di tot anni in BMW, conviene continuare a tagliandare la propria vettura nella rete ufficiale o è meglio andare dal nostro meccanico di fiducia? Rispondete qui sotto nei commenti. Ultima cosa, secondo noi l'olio è lo stesso, ci sono gli stessi codici, quindi è inutile girarci intorno. Pare che sia proprio lo stesso identico olio che consiglierebbe BMW, che però allo stesso tempo vende a un prezzo 4 volte più alto. A patto che ora qualcuno di voi ci smentisca e ci dica: ragazzi, avete preso un granchio, perché l'olio che avete appena acquistato non è lo stesso olio che metterebbe BMW nel vostro motore, allora a quel punto noi ci rimangeremo la parola e chiuderemo il canale. Proseguiamo con la visione del video, molto interessante. Officine cubo è sempre una certezza e venite a fare tagliandi qua, perché i ragazzi sono veramente in gamba. La Z4 è pronta per essere guidata, speriamo vada bene. Che bella mascherina che hai. Speriamo, visto che è bello, è un modello, diciamo, dell'ultimo ultima generazione. Ci trovate su Officine Cubo su Instagram e su Facebook. Ma si può avere una grossa luce lampeggiante rossa o una sirena che fa che mi fa capire quando si registra, no? Così non dico puttanate, così. No. Il motivo per cui pensavo di rivolgermi a Officine Cubo, premesso che certifica la qualità del loro lavoro, anche lo scorso video che avete fatto mi sono sembrati molto professionali, e poi il fatto che comunque effettivamente a conti fatti risparmi il 50% quasi, perché lo stesso tagliando in BMW, considerando che io comunque ho preso tutti i componenti originali BMW, quindi tutte le cose, tutte le parti che sono state sostituite dall'olio ai filtri, tutti originali, io ho risparmiato il 50% del preventivo che mi aveva fatto a suo tempo BMW Roma. Poi recentemente sono andato a richiedere e devo dire che stanno facendo una scontistica del 30% post-covid, ma evidentemente ho pensato perché hanno meno lavoro e quindi stanno. Poi ci sono dei periodi che spingono, che ne so, il cambio dei freni, queste cose, fanno delle promozioni. Mm-hmm. Però comunque anche con le promozioni io ho calcolato che risparmio abbastanza. Mi viene una domanda spontanea, perché poi uno, se si trovasse sempre e comunque molto bene in rete ufficiale, sarebbe anche disposto a spendere un po' di più. Però ci sono stati alcuni casi di cui vorrei parlare più in là nel video. Ecco Luca. Ciao, infila dentro la testa, guarda che c'è qui, una telecamera. Bella raga, dove andiamo? Anche Spadano. Vico. Ci portiamo anche Spadano. Vengo anch'io. Dai. No, tu no. Cioè, nel senso, rete ufficiale, vogliamo essere un po' più professionali? Parliamo di quella di Roma, delle due reti ufficiali di Roma. Io penso se quelli di Monaco... non lo voglio dire, anzi lo dico, e vedano un po' com'è il comportamento qui delle reti italiane, credo farebbero saltare qualche testa i tedeschi. Che va, Troppia ragazzi! Veniva su come una tigre! Questo fai così quando stai con la tua fiancée? Amiamo molto andare con la macchina scappottata, decisamente il valore aggiunto di quest'auto. Ma lo sai che questa macchina l'hanno disegnata due donne? Ma ha delle linee infatti molto sinuose, molto belle. E poi ti posso dire una cosa,
Il cofano di questa versione, la E89, giusto? Sì. È il più bello in assoluto, è enorme. Sembra un letto a due piazze. Dimmi 2 secondi di quelli che sono i consumi di questa macchina. Allora, quest'auto, diciamo, in città consuma circa 10-11 litri di benzina ogni 100 km. Non è un consumo esagerato se paragonata alle prestazioni, però consuma più chiaramente di una macchina normale. Fuori città, devo dire, consuma uguale a una macchina a benzina con 150 cavalli. Mio padre c'aveva la Passat, fai conto, e consumava uguale. Okay. Più o meno fa 7-8 litri andando a 130 orari in autostrada, 7 litri ogni 100 km. Sinceramente l'ho comprata per usarla fuori dalla città. In città è scomoda, è rigida, ha delle sospensioni molto rigide, soffre molto le buche anche a causa dei cerchi da 19 quindi con la spalla bassa. Posso fare una battuta a sfondo ecologista, però anche noi appassionati di macchine, in fondo le macchine non ci piacciono per andare a fare la spesa. No. Uno la spesa la fa col monopattino, con la bicicletta. A piedi. A piedi. Ma chi è che va a fare la spesa col monopattino? Io. Tu! Io ho 2 figli, moglie, quando facciamo la spesa tiriamo via 15 bus. Ma è ovvio. Dalla tua faccia, dalla tua postura alla guida, mi dà l'idea che godi quando guidi. Che mi piace guidare questa macchina in particolare. A me piace guidare tutto, guido droni, barche, però quando guido la mia macchina sono proprio contento. Infatti questo è l'unico motivo per cui alla fine ho una macchina così che uso pochissimo, però mi dà piacere quando la guido, ma sono proprio felice. BMW è rinomata per il piacere di guida, no? Spinge, spinge definitivamente. Permette di superare con una certa agilità. Per la posizione di guida anche la Z4 sembra una giapponese. Gambe tese, distese, seduta molto bassa, sei col culo per terra. Ah! Nel frattempo Spadaro è dietro con la mia macchina che ha preso almeno 3 Velox, quindi mese prossimo mi toccherà ipotecare casa. Non so se la strada di prima dove c'era il campeggio possiamo entrare e magari ci avviciniamo al lago. Proviamo a fare sta cosa. Certo, comunque è una bella macchina, malgrado sia tedesca, io amo un po' di più le giappo. Lo so. Comunque c'è una bella linea. Quando stavamo sulla Cassia, che era una strada a doppia corsia, mi affiancavo a voi. Quello che mi colpiva più di tutto era, vabbè, il posto posteriore con queste 4 marmitte, ma poi il cerchio, essendo concavo così, quando poi va in movimento verso i 70-80 all'ora, inizia a fare un disegno fighissimo mentre la ruota rotola. È veramente bello da guardare. Sì, è un bel cerchio. Sì. Mentre andavamo verso Capranica, che lì il limite era 30-40 all'ora, hai rallentato e hai aperto il tettino in movimento, quindi ti permette di fare anche questo? Sì, si può aprire in movimento entro i 40 km orari. Beh, fa scena, eh? Tutta sta importanza del tagliando in casa madre ha valenza per i primi 4-5 tagliandi, magari fino a 80.000, dopodiché è importante avere una cronostoria dei tagliandi effettuati, ma non è che io non mi compro più la BMW perché tu i tagliandi non li hai fatti in BMW, ma è più tagliandi in casa madre, quindi...
caro Luca, io sinceramente sono una persona più orientata alla sostanza che all'apparenza, quindi per me non vale proprio la pena spendere di più per fare tagliandi in casa madre. Diciamo che secondo me su una tipologia di auto che non ha un valore collezionistico magari è importante fare i primi tagliandi in casa madre, ma poi se hai comunque una cronostoria dei tagliandi, se poi sei una persona precisa come te che addirittura ha le schede di quello che ha comprato e quindi ha comprato comunque cose ufficiali, penso che il possibile acquirente valuti comunque positivamente la storia tagliandi di quest'auto, anche se non è tutta quanta in casa madre. Beh, poi figurati che questo è anche filmato, quindi ha ancora più valore la casa madre. Però sì, quel tuo discorso non fa una piega. È anche vero, Luca, che il tagliando comunque fatto bene è quello che conta. Certo, chiunque lo faccia. L'importante è che la macchina stia bene. Io uso tutte componenti originali, ho le fatture delle cose che ho comprato e tutto quanto. Quindi penso che siano stati bravissimi a fare il tagliando, penso anche più di casa madre che in passato, come raccontavo anche a Matteo prima, mi ha fatto qualche scherzetto, insomma, non si sono dimostrati, dici, sai, pago così di efficienti. Più, pago di più, ma ho un problema e lo risolvi. Io ho pagato 200 euro per un cerchio e mi hanno fatto, mi si è scrostato e loro dopo che mi hanno rifatto un cerchio BMW casa madre ufficiale Roma, praticamente il cerchio si è scrostato e sotto c'era altra vernice. E mi hanno detto, sai, è fuori garanzia. Non è un comportamento pensa che quando io sono andato da BMW gli ho detto, ma io ti pago 200 euro, ma poi siamo sicuri che questo cerchio non si scrosta come quelle ciofeche che fanno? Vabbè, siamo sicuri. La domanda quindi con la quale vi lasciamo oggi è importante continuare a fare ed eseguire tagliandi in casa madre anche dopo la scadenza della garanzia? Sapevate per esempio che la garanzia vale lo stesso anche se i tagliandi non sono stati fatti in casa madre? L'importante è che voi possiate dimostrare che il tagliando è stato fatto ovviamente in un'officina meccanica con tanto di fattura utilizzando delle componenti suggerite da casa madre. Ovviamente ricordatevi di continuare a seguire Officina del Pilota su Instagram, di seguire anche me perché sono carino e simpatico, ma soprattutto se vi piacciono le belle donne, i bei posti, le vacanze, il buon cibo italiano, seguite il nostro amico Stefano Gallo su Instagram, Stegal77. Maestro dell'intrattenimento. Maestro dell'intrattenimento. Master Entertainment. Voglio metterti in mezzo. Ah, porca troia! Com'è? Era ortica? Era ortica. Ok. E per colpa tua, Ciccio, c'ho tutte le caviglie rosse fuoco. Grazie. Un sacco di merito. Ci hai regalato dei contenuti strepitosi. Siamo fantastici perché la mia piccola parte. Riusciamo a scroccare la macchina, il drone, le donne, le vacanze, il droione, tutto a Stegal. Sto scomodo da morire. Anch'io. A parte mi pizzica la caviglia in una maniera schifosa. Ma l'ortica si chiama ortica proprio per questo, perché quando la avvicini ti urtica. Ti urtica. Per quello si chiama ortica. Ragazzi, che ora è? È l'ora di cena. È l'ora di cena. Cerchiamo un posticino carino, qui sul lago. Andiamo. Considerate ragazzi che noi spendiamo e basta per questo canale, che investiamo, bello. Innaffiamo, irroriamo il canale spendendo quattrini per non fare niente e andare a mangiare fuori. Che però siamo esempio. Sempre col sorriso stampato così, anche tu stai ridendo, ti vedo che ridi, ti vedo stai ridendo. A voi cosa chiediamo? Chiediamo soltanto di condividere questo video su Facebook, su Instagram, nei vostri blog, dove vi pare, in famiglia, nei gruppi WhatsApp, ci avete 1000 gruppi WhatsApp, provate a condividere il link nei gruppi WhatsApp, creiamo il caos. List broadcast di WhatsApp. E anche ragazzi fate un account Google, account YouTube, perché non, sì. perché non si scrivono? Iscrivetevi a YouTube, ma volete mettere la bellezza di poter commentare questo video, di mettere il like e avere la risposta dal mitico Matteo Torrisi sulla domanda, sul quesito che voi andate a ponere sotto, a ponere. E poi non è, a parte rispondiamo tutti. Quasi pure, a tutti, pure. Anche a quelli che ci insultano. Ma la cosa più bella che volevo, per chiudere il video, ho appena toccato l'articolo. Fa una cifra male, è che nell'ultimo video che abbiamo pubblicato domenica scorsa, ragazzi, abbiamo ricevuto, che penso era stato un po'... per tutti il messaggio alle ore 7:30 di questa mattina, testuale commento. Ma so a chi fosse riferito. Penso fosse riferito a me, a lui. Al ladro. Comunque per te, gentleman, grazie. Noi andremo sicuramente a fanculo, ma spero che vieni pure te. No, mi sa che te troviamo già lì. Ciao ragazzi! Ciao! Ci vediamo domenica prossima!